Buongiorno a tutti e benvenuti al primo appuntamento di Valsangone Network TV, una rassegna stampa dedicata alle principali notizie accadute durante la settimana appena trascorsa. Questo vuole essere un diario di bordo per raccontare gli eventi più significativi e i fatti per come ci vengono rappresentati e raccontati dalle principali testate della valle. Questo vuole essere anche un modo, soprattutto, per rinforzare il giornalismo locale, il giornalismo del territorio, in quanto si vuole in questo modo rafforzare anche il senso di comunità del territorio. L'iniziativa è anche volta a rendere partecipe durante questa rassegna un giornalista di una delle testate che tratteremo durante la settimana e che sarà ospite al termine della trasmissione per raccontarci quello che è il fatto, la parola o l'evento più significativo della settimana. L'edizione del martedì di Luna Nuova e di mercoledì dell'Eco del Chisone, che aprono entrambe dando ampio spazio ai provvedimenti della regione in favore dei commercianti e degli artigiani che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica come conseguenza del coronavirus. Infatti, Luna Nuova titola Bonus Piemonte, un aiuto alle aziende, contributo regionale a negozi e artigiani costretti allo stop, piano da 800 milioni. L'Eco del Chisone, invece, tratteggia le scelte della giunta guidata da Alberto Cirio in questo modo. Economia, la ricetta di Cirio, soldi e poche regole. Sempre all'interno di Luna Nuova, ma nell'edizione di venerdì, c'è un altro articolo molto interessante legato invece a un tema differente, che è l'Eurovirus, un turismo di cultura. La crisi raccontata dagli ideatori di Arche Travel, un'agenzia di viaggio che si è sviluppata nel territorio d'Alpignano e i due fondatori hanno raccontato quella che è la loro personale visione della crisi anche da un punto di vista del turismo. Differente invece è la scelta della Valsuga, che racconta le scelte che sono state fatte a favore del carcere Lo Russo e Cotugno di Don Taccori. Nei giorni del coronavirus, una vera gara di solidarietà. Vestiario e progetti per l'igiene raccolti con il contributo di tanti donatori per i detenuti. Andando avanti invece con le pagine di cronaca valligiana, passiamo a due notizie valsangonesi, sempre sulla Luna del martedì. All'interno del giornale, infatti, è stato dato ampio spazio a un pezzo di Daniele Fenoglio rispetto alla RSA Maritano, dove i tamponi della scorsa settimana hanno dato ben 29 positivi al Covid-19 tra ospiti e personale. Più breve invece il risalto ai 1.800 euro raccolti dalla bocciofila selvaggese in favore delle famiglie giavenesi in difficoltà a causa della crisi pandemica. Segue un ringraziamento del primo cittadino. Anche la Valsusa racconta delle iniziative a favore della solidarietà, in particolare due notizie molto importanti. In primo luogo la raccolta di 10.000 euro a favore del Cuore di Giaveno, un'iniziativa lanciata direttamente da parte dell'amministrazione cittadina, mentre accanto ai 10.000 euro ne sono stati raccolti 900 destinati all'associazione Omega Onlus da parte della pizzeria I Dogali. In un'altra parte vi è un servizio di Riccardo Salomoni sulla destinazione di 15.000 euro alla cassa di sciolta Unione di Cacciatori. Con questi soldi sono stati acquistati un respiratore per l'ospedale di Susa e un dispositivo anche per il presidio giavenese. Nella pagina invece 19 del settimanale della diocesi di Susa si concentra nuovamente sul commercio del territorio, in quanto c'è stata un'importante dichiarazione da parte dell'assessore Marilena Barole che annuncia un provvedimento per sostenere tutto il settore commerciale che è stato duramente attaccato da questa crisi. Infatti viene raccontata una lunga lettera inviata da parte di Carlo Giacone, il sindaco del territorio di Giaveno, al presidente Cirio proprio per richiedere una riapertura il più presto possibile, anche se ovviamente con tutte le misure di sicurezza del caso. Sotto invece c'è una notizia legata proprio al flash mob che è stato posto in essere da parte delle parrucchiere e delle estetiste, le quali
richiedono di poter rialzare le saracinesche al più presto, in quanto la crisi economica si è fatta sentire duramente per questa categoria che, ricordiamo, sarà l'ultima a riaprire. Si dà conto dell'appello dell'onorevole Daniela Ruffino, consigliera comunale d'opposizione. Si legge infatti: il comune faccia la sua parte, venendo incontro alle famiglie e alle imprese. Numerose sono le proteste anche da parte di altri liberi professionisti per tramite del geometra Federico Dovis, intervistato da Alberto Testa, che lamenta invece il mancato riconoscimento dei 600 euro che erano stati promessi da parte del governo e annuncia come molte categorie di liberi professionisti non abbiano di fatto ricevuto questi soldi. Da Coazze arriva invece la cronaca di Anita Zolfini del Consiglio Comunale in teleconferenza, in cui c'è stato un ampio dibattito tra maggioranza e minoranza in riferimento ai bonus e agli sgravi fiscali che si richiedono in questo periodo in cui la maggior parte delle persone sono piegate dalla crisi economica. Alessandra Maritano invece scrive dell'annullamento del tradizionale appuntamento commemorativo del 10 maggio all'ossario partigiano di Forno. Anche la memoria, insomma, deve attendere in questo periodo e deve vedersela con il virus. Passiamo ora alle notizie che riguardano il comune di Val Gioie, di cui si occupa invece il giornale L'Eco del Chisone, riportando a firma di Simone Rubino dello scontro tra maggioranza guidata dal sindaco Claudio Grosso e la minoranza leghista con il capogruppo Stefano Olocco, in merito alla doppia distribuzione de delle mascherine. Infine, per chiudere, il settimanale pinerolese dedica un ampio spazio alle ricadute sociali della pandemia che morde redditi e speranze, impattando su nuove e vecchie forme di povertà. Infatti si dà particolare spazio, proprio in riferimento a questo tema, al racconto della famiglia Piva. Passando invece al racconto del digitale, parliamo dell'Agenda News, diretta da Mario Tonini. Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi ha condiviso un video di Giaveno non si ferma, l'iniziativa dell'assessorato alla cultura guidato da Edoardo Pavaron, per le opere di Lorenzo Alessandri. Questa notizia riguarda infatti il Museo Alessandri. E nel video è protagonista Concetta Leto. Valsusa Oggi, diretta da Fabio Tanzilli, riporta invece, aggiornato a giovedì, i dati provenienti dalla regione Piemonte, la situazione in qualche modo dei contagi, in particolare nella valle e nel territorio della Susa, quindi da un aggiornamento numerico di quelli che sono i contagi avvenuti fino a questo momento. L'ultima notizia proviene da Giaveno Life con il suo curatore Andrea Abbattista, il quale invece informa sulla mozione presentata dalla consigliera Antonella Grossi, Lega ed Insieme si può, per chiedere di estendere le attività produttive di Giaveno o beneficiarle di una considerevole riduzione dei tributi locali, quali la COSAP e la TARI. Finita la ricognizione delle notizie della settimana, passiamo all'ospite di questa puntata, Anita Zolfini, redattrice della Valsusa e responsabile delle pagine valsengonesi della settimana. Come detto, abbiamo deciso di scegliere di far raccontare una parola, un fatto o un evento particolarmente emblematico della settimana appena trascorsa. Anita, dici un po' che cosa hai scelto e quali sono state le notizie secondo te più rilevanti della settimana corrente. Sì, buongiorno a tutti. Allora, questa settimana sul nostro giornale, sia in primo piano che in cronaca, uno degli argomenti principali è stato da noi trattato è stato il commercio. Il commercio, noi abbiamo dato voce questa settimana a una serie di commercianti di varie categorie, sia di Giaveno, in realtà anche della Valsusa, perché tocchiamo anche il territorio valsusino. Ognuno di loro ha raccontato come se ha già potuto riaprire, se apre a mezzo servizio o chi invece purtroppo non ha ancora aperto. Quindi abbiamo intervistato un barista, un negozio di abbigliamenti, un casalinghi, una parrucchiera, insomma, un negozio di bici, e raccontandoci che era la quarantena che hanno vissuto, quindi la difficoltà del momento, perché chiaramente c'è tutto l'aspetto economico del discorso quarantena, e poi a seguire, invece più legato al discorso di Giaveno, abbiamo dato conto della protesta che c'è stata
Lunedì scorso, una protesta assolutamente pacifica davanti ai locali, ai saloni di bellezza, di parrucchiere estetiste, perché sono scesi in piazza perché purtroppo loro sono una delle categorie particolarmente svantaggiate da questa situazione, perché non hanno ancora potuto aprire e non sanno ancora quando potranno farlo. Ok, certamente. E qual è stata secondo te l'impressione generale da parte di questi commercianti che ti hanno trasmesso un senso di particolare preoccupazione, sembra emergere dalle tue pagine? Assolutamente sì, diciamo che per tutti, per chi comunque ha già potuto riaprire, o chi invece non ancora, la parola comune sicuramente è difficoltà e incertezza sul futuro. Questo è evidente, problemi chiaramente legati ai problemi economici e soprattutto legati alla ripartenza, c'è una profonda incertezza. Questo è sicuramente la difficoltà e l'incertezza sono state le parole più. Che sono ritornati di più con tutte le persone che abbiamo, con tutti i commercianti con cui abbiamo parlato. Accanto a queste notizie legate al commercio, però sei riuscita a trovare anche una storia di vita particolare, che è quella legata al sindaco di Reano, che hai intervistato personalmente e che ti ha raccontato un po' la storia tragica, ma anche fortunata di questo periodo. Ce la vuoi riassumere? Sì, non, sì, diciamo che. Tra le tante persone in quarantena abbiamo scoperto che lo è stato anche Celestino Torta, che è uno storico sindaco di Reano, l'ha vissuta sulla propria pelle sia perché è risultato positivo, ma è risultata positiva e è stata costretta purtroppo al ricovero in ospedale la moglie. Pertanto mi ha raccontato l'aprile che ha trascorso, in questo momento lui è ancora in quarantena, fino a quando i tamponi non riveleranno appunto la negatività, ha vissuto con particolare ansia e preoccupazione. Chiaramente condivisibile per tutte le persone che hanno vissuto la difficoltà e il dramma del coronavirus, ancor più perché chiaramente quando la moglie è stata ricoverata, lui è stato costretto a casa e quindi ha vissuto con ansia questi 22 giorni di ricovero della moglie. Aveva comunque come avuto contatti, ci ha raccontato che ha potuto telefonare, ha potuto vederla, però è ovvio che l'ansia di non dell'incertezza della malattia e della piega che essa può avere, chiaramente crea uno stato di preoccupazione. Poi lui chiaramente ci ha anche indicato che ha continuato a lavorare, però chiaramente con tutta l'ansia e la preoccupazione della situazione. E da quando la moglie è tornata dall'ospedale, però da quanto emerge, vivono comunque separati in quanto lui non è ancora guarito, è corretto? Esatto, è corretto, perché fin quando al momento ad oggi fatti i tamponi, fin quando due tamponi non sono negativi, la moglie attualmente è negativa, lui non lo sa ancora, fin quando non avrà la certezza di essere anche lui guarito, hanno preferito abitare a distanza e quindi abitano non distanti, ma non insieme. Perfetto, grazie mille Anita del tuo contributo. Grazie a te.